il latino. Non vi minto, non mi piace. È una materia letteraria e già partiamo male, ma se pensate che uno studente su sei in Italia lo odia, beh, allora diventa ancora peggio. Alle medie mi fu detto che dovevo prendere un corso di latino in terza, altrimenti sarei rimasto indietro. Non l'ho presi sperando in bene, per poi scoprire che saremmo ripartiti dai fondamentali. Brutti pezzi di merda! Come in tedesco ci sono le declinazioni, orride versioni della stessa parola che ne cambiano la sua funzione. Ma c'è di peggio! L'ordine delle parole, la perifrastica passiva, le infinite eccezioni! Perché il latino è così importante che il 40% degli studenti italiani lo devono studiare? E qual è la scusa che usano per farcelo imparare? È per la cultura! Serve per imparare il metodo di studio! Se voi cercate su Google motivi per studiare latino, vi viene come risultato per capire il francese. E vi posso affermare dopo 228 giorni su francese di Duolingo che è completamente inutile. 1. Per il metodo di studio c'è già la fisica. 2. Il metodo non te li insegna la scuola, lo devi imparare tu, altrimenti sei fottuto. Sì, perché il metodo perfetto non esiste, ce ne sono vari e tu devi capire quale per te è il migliore, anche perché ognuno può imparare un numero di conoscenze senza prendere una pausa limitato. I neuroni devono fare nuovi collegamenti nel cervello. È doloroso? Ma va? Ma ora passiamo alla mia esperienza personale con latino. Insomma, ciò che stavate aspettando. La rabbia che esce dai miei pori perché vivo delle situazioni completamente stupide. Situazioni tipo questa. Si stava parlando dei gerundivi, ovvero il corrispettivo latino del gerundio italiano. Quindi la prof propone a tutti di fare esempi di parole che derivano dal latino, il cui significato è da fare, che deve essere fatto. Quindi arrivano agenda, maturando, propaganda, insomma i soliti. Poi, un paio di minuti dopo, nel silenzio più totale, uno, che chiameremo Peppe, disse questo. Mutanda! Mutanda, da cambiare, che deve essere cambiato! 92 minuti di applausi! Ma siamo seri? Ci siamo veramente messi ad applaudere a uno che ha detto mutanda? Comunque, avete mai avuto la sensazione di morire? Io sì, ed è tutta colpa della prof. Lasciate che vi spieghi. Quando qualcuno sbagliava a declinare una parola, a coniugare un verbo o altro, la prof in genere faceva così. Participio passato di rimanere. Perché devo soffrire? In generale ho una relazione di amore e odio col latino. Ok, forse solo odio, perché non è la migliore delle materie, ma almeno non è pesante come italiano, circa. E io lo so che l'unica cosa che mi manca per migliorare è soltanto lo studio, ma non c'ho voglia, non c'ho voglia di studiare, dai! Ora finiamo l'episodio con questo. Il volo del tacchino è quando si sta iniziando a studiare, ma non si sanno ancora bene le cose. Ci si vede?